Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Erano un paio d'anni che ci stavo dietro, eh. Devo essere sincero, mi hanno sempre appassionato, mi hanno sempre incuriosito e adesso ho deciso di contattare la casa madre e chiedere un sample così in prova, in test, per vedere un po' come va. Allora, questo è un kit di germinazione e di coltivazione delle piante da tenere in casa e permette di avere sempre piante fresche con veramente pochissima fatica e anche se avete il pollice nero comunque qualcosa viene fuori perché è veramente semplice. Ci fa quasi tutto da solo. Dai, ve ne parlo dopo la sigla. Allora lo spacchettiamo insieme, poi vediamo i singoli componenti una volta che li ho tolti dalla confezione. Allora abbiamo il braccio con la lampada LED, è una lampada LED economica, 7 watt e mezzo, non consuma praticamente niente e permette di scegliere la frequenza di illuminazione in base alle fasi di crescita, lo vediamo dopo. Qui abbiamo l'alimentatore, ci sono le istruzioni anche in italiano, è piccolino, non pensate di poter coltivare chissà quali piante, non è che risolvete il problema della fame del mondo con questo kit qui, però è simpatico, è un oggettino relativamente piccolo, si possono coltivare 9 piante per postazione, ce ne sono due. Allora, brevemente vi spiego un pochino come funziona. All'interno di questo contenitore si mette l'acqua. L'acqua si mette fino al livello segnato qui, fill to ear. E poi all'interno di questi contenitori troverete della vermiculite. È un materiale completamente naturale, viene lavorato ad alta temperatura, quindi si espande e dà la particolarità di assorbire tantissima acqua e rimanere sempre umido, un po' come la perlite che abbiamo visto lo scorso anno, vi lascio qui la copertina. Quindi cosa succede? Una volta che abbiamo messo l'acqua nel contenitore, abbiamo messo a bagno i contenitori con la vermiculite all'interno, si seminano i semi delle colture che si vogliono tenere. Io qui proverò colture abbastanza veloci e adesso ci sarà tutto un discorso da affrontare del perché non si può far tutto con questo materiale e con questo box. Ma lo affrontiamo tra un minuto. Fatto sta che si mettono a dimora i semi, questo si tiene in casa e contemporaneamente si monta la lampada e si può programmare la luce LED sia come qualità di luce in base alla frequenza che si vuole ottenere, ma ne parliamo dopo, e sia come accensione e spegnimento. Si possono programmare dei cicli di 16 ore di luce e 8 ore di buio, che è quello che uso anch'io sulle mie coltivazioni in casa, ve ne ho sempre parlato, ho sempre usato questo intervallo qui. Una volta che l'acqua finisce, l'acqua dura circa un mese, ci sono dei sensori all'interno, c'è un allarme, vi avvisa che bisogna aggiungere acqua, semplicemente si apre e si aggiunge l'acqua con un imbuto. È tutto molto semplice, consuma pochissimo e veniamo adesso ai pregi e ai limiti di questo Grow Box. Allora, ho attaccato l'alimentazione, sentite il beep? Mi sta segnalando che è finita l'acqua, in realtà non l'ho mai messa perché l'ho appena aperto qui spacchettato davanti a voi. Volevo farvi vedere soltanto la lampada, mi alzo un po'. Allora, ha due tipi di illuminazione, LED rossi e LED bianchi, come in questo momento, LED soltanto bianchi e poi tenendo premuto si ha la funzione automatica, decide tutto lei e ha il ciclo di 16 ore di luce e 8 ore di buio. Allora stacco perché questo beep dà fastidio, ecco qua. Allora, questo è soltanto un video dove vi spiego brevemente a cosa serve e come funziona. Poi in un altro video farò una semina e mano a mano che vedremo poi i germogli, farò chiuderò il video, il secondo video, e vedremo un po' come va. Allora, l'idea è buona, nel senso che, a parte che un oggetto d'arredo è anche bello da vedere, eh? Una volta che le piantine sono uscite, voi immaginatevelo con le piantine alte fino a qui, soprattutto con gli aromi che si possono tenere in cucina. Io ho fatto le letalee di rosmarino e quelle saranno le prime che metterò. Poi seminerò qualcosa che ha una crescita molto veloce, perché ovviamente non è che ci posso stare i mesi qui per farvi vedere poi i risultati. Il limite qual è? Non è riscaldata l'acqua, quindi se noi ci mettiamo dei semi, ad esempio dei peperoni che richiedono 24-25 gradi per germinare, questo ovviamente lo teniamo in casa, ma abbiamo una temperatura di 20 gradi, non è detto che vengano fuori. Vi ho fatto l'esempio del peperone, come può essere una melanzana, i pomodori. Secondo me qui andrebbero seminate delle colture che richiedono temperature intorno ai 15-20 gradi per germinare. Vi farò poi un elenco nel prossimo video di quello che si può fare e in quel caso, una volta che si tiene dentro l'abitazione, che la temperatura è quella,
Come vi dicevo, oltre che fare da arredamento, sicuramente ci saranno anche dei risultati perché le piantine verranno fuori. La luce fa il suo lavoro, serve una luce in più aggiuntiva. Se non si mettono le luci aggiuntive, io ho le lampade, quelle professionali, ma se non si mette una luce aggiuntiva, le piantine vengono fuori, poi filano e poi muoiono, hanno bisogno di luce. La luce che si prende dalle finestre non va bene, non basta, soprattutto a gennaio e febbraio. Quindi non ci provate nemmeno perché le piantine verranno fuori e vi moriranno. Un altro limite ovviamente è dovuto dall'altezza della luce rispetto al piano da dove poi escono le piantine. Quindi il produttore consiglia di non mettere piante più alte di un 40 cm circa, altrimenti poi supererebbero la lampada. Quindi quando è il momento si tagliano. Ecco perché gli aromi sono, secondo me, gli aromi che usiamo tutti in cucina. Il basilico, il rosmarino, il timo sono secondo me le piante più indicate per un grow box del genere. Io proverò anche qualche insalata, qualche lattuga, anche se viene grande, ma mi interessa solo vedere come funziona, se funziona bene la lampada e se tutto il sistema con la vermiculite è idoneo per far crescere le piantine. Lo so già che funziona, ho parlato con persone che lo usano, che usano un sistema del genere. La vermiculite si usa al posto del terriccio, quindi assorbendo molta acqua permette alle radici di rimanere sempre a bagno ed è una sorta di coltivazione idroponica senza terriccio, senza terreno. Allora, nel prossimo video vedrete anche che dal momento che l'acqua da sola fa quello che può e mi sto informando sulla coltivazione idroponica perché sono curioso, ho acquistato, mi deve arrivare, del concime naturale ovviamente da mettere dentro l'acqua e anche di questo ve ne parlerò la prossima volta. Allora, se vi interessa un sistema del genere, sappiate che vi lascio qui nelle note un link, però avete il 10% di sconto se vi può interessare. Questo costa intorno ai 60 euro circa, 69 se non erro, dipende un po' dai periodi, dagli sconti, e come vi dicevo non risolve i problemi di coltivazione perché non è che con 9 piazzole possiamo pensare di mangiarci tutti i giorni, però a parte l'oggetto d'arredamento in sé, si avrà la possibilità, lo vedremo insieme, di avere delle piantine, degli aromi, magari delle insalatine pronte per essere raccolte tutti i giorni e deve essere bella anche come cosa. Bene, è stato soltanto un video di presentazione, vi lascio tutti i link qui sotto, vedrete probabilmente anche un approfondimento sul blog. Mi metto subito al lavoro con il secondo video e uscirà nel giro di un mesetto circa, forse anche meno, 3 settimane, dipende in quanto tempo riuscirò a far germinare le prime foglioline delle piantine, dopodiché mi fermerò. Come sempre, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.